Siamo con Mister Isidoro Di Meglio. Mister, una buona prestazione della nuova Ischia, soddisfatto? Soddisfatto, abbiamo fatto un tempo e mezzo abbastanza buono, considerando che sono appena 7 giorni che ci alleniamo. Però c'è ancora tanto da lavorare. Abbiamo giocato sulla personalità del singolo, non ci siamo mossi ancora compatti in fase difensiva, così come piace a me. C'è stato qualcuno che a livello di personalità, che con qualche giocata ci ha permesso di imbastire qualche buona azione. Qualcosa l'avevamo provato, qualcosa è stato merito loro, però abbiamo ancora tanto da lavorare. Bene, soprattutto Arcobelli, ma anche qualche altro nuovo arrivato. Un commento allora sui nuovi e soprattutto chi pensi di trattenere tra questi? Ma chi penso di trattenere, questo adesso devo parlare con col direttore sportivo, con Gianni, e sedere e vedere un attimino chi di loro fa il caso nostro, se loro fanno il caso nostro e se noi facciamo il caso loro, se decidono di proseguire in questa avventura con noi. Squadra ancora incompleta, ti aspetti altri colpi da questo calciomercato? Sì, abbiamo bisogno ancora di qualcosa, soprattutto sotto il profilo del parco under, perché come 99 praticamente non ne abbiamo proprio. Qualcuno ha iniziato ad allenarsi ieri, qualche altro ancora impegnato con il lavoro. La rosa va sicuramente completata, non possiamo ritenerci soddisfatti, almeno sia numericamente che per qualità. Abbiamo bisogno ancora di qualcosina. Com'è andata questa prima settimana di allenamenti e come pensi di procedere nel corso della preparazione? Ma intendiamo procedere sotto il profilo del lavoro, perché abbiamo bisogno. Questa partita ci è servita per mettere un po' di minuti nelle gambe, per dare la possibilità a qualche giovanotto che fino adesso aveva sempre fatto campionati giovanili di cominciare a respirare l'aria della prima squadra, quindi sotto questo profilo mi ritengo abbastanza soddisfatto. C'è ancora da lavorare, da domani riprenderemo, ancora domani e sabato, i lavori atletici per farci trovare pronti poi per la prima partita di Coppa Italia.